Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto alle violenze a danno dei minori in rete è l'obiettivo del protocollo siglato oggi tra la Polizia di Stato e la comunità di Sant'Egidio, un accordo che favorirà campagne di sensibilizzazione volte a un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali. La comunità di Sant'Egidio sviluppa programmi e servizi per migliorare la vita di bambini e adolescenti, agendo in diversi ambiti, tra cui la scolarizzazione e l'educazione alla pace, specie in contesti familiari e sociali vulnerabili. Nell'attività di tutela dei minori diventa determinante il supporto della Polizia di Stato, in particolare del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che da anni si occupa di raccogliere tutte le segnalazioni e monitora i siti che diffondono materiale riguardante lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso la rete internet. Ci siamo accorti, soprattutto negli ultimi anni, di di un moltiplicarsi di fenomeni, non solo di cyberbullismo, ma anche di pedopornografia e di altri generi di abusi che avvengono attraverso la rete, che naturalmente è il nuovo luogo, purtroppo, dove tante di queste cose avvengono. Ci sembrava opportuno proprio sottoscrivere un protocollo d'intesa per una collaborazione continua, costante, appunto col Dipartimento della Pubblica Sicurezza a difesa dei minori. Naturalmente già ci sono tante reti che proteggono i minori, ma ci sembrava significativo che una realtà del volontariato come la nostra, della società civile come si dice oggi, stringesse, diciamo, un rapporto istituzionale con un'istituzione fondamentale qual è quella del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Un accordo, quello di oggi, che rappresenta una tappa significativa nella collaborazione tra le istituzioni e la società civile, come auspicato anche dalle direttive internazionali. Una cooperazione che, in considerazione delle insidie delle minacce informatiche e del loro rapido mutamento, accrescerà gli strumenti per contrastare efficacemente i reati online e sensibilizzare le giovani generazioni a un corretto utilizzo della rete. Si parla del web come realtà virtuale, non è più così. Il web è una realtà, c'è poco di virtuale, è una realtà che può avere delle conseguenze fortissime, fortissime sulle persone, sulla vita delle persone, sul patrimonio delle persone, sul senso di sicurezza delle persone. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva.